Bersani ha detto: a Parma noi non abbiamo perso, abbiamo non vinto. Ha detto: abbiamo non vinto, che è diverso da perdere. Non vinto è una nuova espressione, è meglio di insaputa, è meglio di tutto lo scusario dei politici italiani, il non vinto. Se qualcuno è cultore di Amici miei, io lo sono, ricorderà che a un certo punto il conte Mascetti è colto da Enni Baresi e i suoi amici dicono: ma quindi adesso sei impotente? Lui dice: non si dice impotente, si dice non trombante. Adesso molti italiani, abbiamo molti da 6 mesi, già se la tirano, già dicono: oh, siamo mica di un paese che c'è troppo, noi dobbiamo dare lì dalla Merkel, ci abbiamo molti, ci abbiamo i tecnici, questa Merkel deve smetterla, no? Non so se avete notato con quale disprezzo viene trattata la Merkel, no? Viene anche accusata di fare gli interessi del popolo tedesco, che è una cosa incomprensibile per i politici italiani, no? Diciamo, come si permette questa di fare gli interessi di coloro che l'hanno eletta? Noi non abbiamo mai fatto gli interessi degli italiani, no? Questa qua è l'idea della politica. Siamo diventati precisamente un paese serio, diamo lezioni agli altri, ci abbiamo molti, abbiamo i tecnici, questa Merkel basta di rompere i coglioni, allarghi i cordoni della borsa per far pagare ai tedeschi i debiti dei paesi che hanno truccato i bilanci per 20 anni. I tedeschi devono pagare per tutti, oltre alla Germania Est e oltre a 1,5 milioni di immigrati turchi che hanno assorbito senza chiedere aiuto a nessuno, adesso devono anche pagare i nostri debiti, perché noi da ben 6 mesi abbiamo molti, no? Abbiamo la banca, cioè la sinistra italiana, appena vede un banchiere che passa per la strada tende immediatamente di appropriarsi, è una vocazione irresistibile. Questo è l'atteggiamento che c'è, quindi noi non abbiamo fatto i conti, noi italiani non abbiamo fatto i conti con i 20 anni di pagliacciate, di leggi vergogna e di malgoverno e di ruberie e di mafierie. Noi in 6 mesi pensiamo di esserci già puliti la coscienza, non è stato nessuno, non c'è stata nessuna colpa, non c'è stato nessun responsabile, Berlusconi è venuto giù da Marte, chissà chi l'ha votato, chissà chi l'ha sostenuto, chissà chi l'ha voluto, chissà chi ha scritto articoli a suo favore o chi ha fatto telegiornali a suo favore per 20 anni, nessuno lo conosce, nessuno sa da dove arrivava, nessuno sa come se n'è andato, adesso c'è Monti. Che ha avuto, che ha dato, l'anti-berlusconismo deve finire, il berlusconismo deve finire, li mettiamo sullo stesso piano, l'anti-berlusconismo e il berlusconismo, pari e vanta, e chi si è visto